Salve a tutti youtubers, io sono Caleco84 e bentornati su Space Engineer. Oggi, tanto per cambiare, è giornata di patch e abbiamo davvero della roba bella di cui parlare. Allora, iniziamo dalle cose più semplici. Premendo K e andando su fazioni, adesso la nostra fazione ha la possibilità di accettare in automatico sia le richieste di pace che le richieste di membership. Ovviamente può essere pericoloso farlo perché accettando automaticamente le richieste di pace magari il nostro peggior nemico, la nostra fazione nemica ci spara una richiesta di pace e noi l'accettiamo in automatico perché siamo distratti o l'abbiamo lasciato acceso e non c'è nessuno connesso. Loro si avvicinano perché tanto sono amici, le nostre torrette non gli sparano, poi cambiano e ci devastano tutto. Non è assolutamente una bella cosa. Stessa cosa per l'accept everyone con le membership, perché può joinare chiunque, possono anche joinare Griefer e gente così. Credo che sia stato fatto principalmente per il problema del permadead, ovvero quando tu hai la permadead e ti dimentichi di creare la tua stazione di cura, non ci respawni, respawni nella nave nuova, non sei più in quella fazione e le stesse cose che tu hai costruito ti sparano. Con questo sistema semplicemente o ti crei una tua fazione e mandi la richiesta di amicizia, automaticamente l'accetta e le torrette non ti sparano più, puoi continuare con costruire la tua base, oppure fai con l'accetta tutti, fai la richiesta di unirti alla tua stessa fazione e si accetta in automatico. E così è risolto il problema. Non consiglio di usarlo in multiplayer, però se stiamo in single player e abbiamo questo piccolo problema con le nostre torrette, possiamo risolverlo in questo modo. Non male, non male. Inoltre, se un oggetto appartiene a noi, ad esempio c'è lì l'antenna 3 e qualcuno la sta smerigliando, questo ce lo segnalerà facendola lampeggiare. Mentre viene smerigliata da qualcuno per hackerarla, se ha una CPU all'interno, questa inizia a lampeggiare, si accende e si spegne. In questo modo capiamo che quel pezzo sta venendo smerigliato da qualcuno, quindi hackerato. Non male, ottima idea. Ma direi di passare al pezzo forte, quindi seguitemi. Andiamo qui e vi mostro tutto. Andiamo qua e ascensore inverti. Ed eccoci qua. E voilà. Cos'è tutta questa roba? Cosa sono quei blocchi rossi? Cos'è quell'altro blocco rosso? Cos'è tutta questa roba? Signori, sono stati inseriti i pistoni e le blast door. Cosa significa? Allora, il pistone, andiamo a vederlo qui, è questo, che ora lo vedete allungato, ma provvedo subito a metterlo. Dov'è finito? Qua. In versione corta, sia per la nave grande che per la nave piccola. Come vedete sono alti due blocchi e si allungano fino a 6, ognuno di questi. E gli utilizzi, ragazzi, sono, non dico infiniti, ma credo che ci stiamo avvicinando. Come vedete qui ho creato una blast door orizzontale, lì ho creato un hangar a tappo che si chiude. E queste sono le blast door. Adesso, sono in 4 pezzi. Non ho idea di che cosa possa essere utile questo pezzo, perché se guardiamo la sua forma è un po' strana, ma a qualche cosa servirà sicuramente. Probabilmente se dobbiamo fare delle porte che si chiudono all'interno o si incastrano in qualche modo con delle forme tipo ad L o roba del genere, è probabile. Ma questo lo si vedrà soltanto creando. E poi abbiamo i classici lati, l'angolo, il lato normale e il centro. Ora, l'angolo e il lato possono passare, per così dire, attraverso, in mezzo ai blocchi normali. Mentre questo, no. Almeno adesso sì, perché ovviamente fa parte della stessa struttura. Ma se noi, per esempio, piazziamo un pistone. Dove? Qui. Piazziamo un pistone qua. Ok? E ci mettiamo questo qui. Vedete che non monta, perché va a toccare il blocco di sotto. Il blocco numero 7, invece, quello laterale, se lo mettiamo così,
Come vedete va, ci passa attraverso, il gioco consente di farcelo passare attraverso di qualche centimetro, il giusto per poter creare proprio una blast door, una porta tagliafuoco. Come ho detto, sono disponibili sia per le navi grandi che per le navi piccole, anche i blocchi ci sono, come vedete, hop e hop, ci sono tutti senza nessun problema. Non funzionano tanto bene ancora, o più che altro non mi è venuto in mente nessun utilizzo sensato da utilizzare per i pistoni con le navi piccole, ma di sicuro veramente o a me o a qualcun altro. L'unica cosa che per ora mi è venuta in mente è un mini ascensore da un blocco composto da 1, 2, 3, 4, 5 pistoni piccoli. Il problema è che 5 pistoni, uno sopra l'altro, anche 2 volendo, quando se ne mettono più di uno sopra l'altro, tendono a diventare molto instabili e esplodere. Ma vediamo un po' allora che cosa si può fare con tutta questa roba. Iniziamo con questa blast door, andiamo qui e... hop. Pistone, inverti, e la nostra porta tagliafuoco si chiude. Hop, e nessuno passa più, anche perché non ho ancora detto, ma queste porte hanno 125 più 15 lastre d'acciaio, sono praticamente porte di armatura pesante, hanno un po' meno pezzi di ferro, sono un po' meno resistenti, ma fanno benissimo il loro lavoro, vanno molto bene. Altri usi che si possono fare, ovviamente questo, andiamo qui e hop, facciamo il test e on e tadam. Sì, ovvio, tutto quanto da sincronizzare, non è massimo della velocità, ma diciamo che non è assolutamente male, vero? Ovviamente si può fare anche con un normale tetto che si gira per poterlo mimetizzare, visto che sono abbastanza riconoscibili queste cose, ma possiamo effettivamente creare delle postazioni difensive nascoste. Veramente una bella cosa, ragazzi, no? Veramente figo. Già. Ovviamente adesso dovremmo vedere la resistenza di queste blast door, ma prima vi voglio mostrare un'altra chicca. Come vedete, questo è un normalissimo propulsore. E come vedete si trova su un carrello d'atterraggio, niente di che. È spento, nessun problema. Cosa succede se noi aggiungiamo un reattore? Oh, si accende. Molto bene. Qual è la novità? La novità è che se noi andiamo sul pannello di controllo e andiamo sul propulsore, possiamo impostarlo alla massima potenza. E sì, siamo abbastanza in linea. Se noi togliamo via il carrello d'atterraggio, il nostro propulsore parte come un missile e glitcha meravigliosamente attraverso la nostra armatura, ma va bene lo stesso. L'obiettivo era mostrarvi cosa si poteva fare e ci sono un po' di utilizzi. Adesso, visto che dobbiamo testare la resistenza delle blast door, iniziamo prima con i missili. Allora, un solo missile su un blocco di blast door, ecco ciò che succede. Un blocco di blast door se ne va. Sull'armatura pesante invece, come vedete, se n'è andato, però data la deformazione, adesso dall'armatura pesante ancora non possiamo passare. Ovvio, se noi prendiamo, ci mettiamo lì e saldiamo gli altri blocchi, impiegandoci un sacco di tempo. Hop. E hop. Ok, e adesso possiamo passare. Ma comunque ci porta via tempo che permette all'avversario di difendersi. In questo caso invece il blast door ha direttamente fatto saltare un blocco, non c'è assolutamente alcuna deformazione.
Di conseguenza è più facile entrare da una blast door, facendo così e entrando, piuttosto che da un blocco di armatura pesante, che alle volte non si distrugge neppure, come vedete. Bisogna veramente massacrarlo di missili per poter sperare di entrare. Ecco, ora si può entrare. Qui invece basta fare ancora 1, 2, 3 e 4. E dovremo già poter passare con l'intera navicella. Aia. Con l'intera navicella. Vedete che non è esattamente un granché. Ne è esploso uno, ma come vedete qui ho un piccolo missile. Ora, si possono regolare solo attraverso il loro reattore, in questo, per adesso almeno. Andiamo qui, mettiamo propulsione massima. La nostra navicella ovviamente è ferma perché abbiamo i nostri propulsori che ci fermano. E se adesso noi premiamo P e vai! Ok, ovviamente non ha fatto molto danno perché ovviamente una warhead piccola non è che può fare più di tanto, ma abbiamo qualcosa di meglio. Ed eccoci qua, ormai la nave rossa è il nostro testing per missili per navi grandi, c'è niente da fare. E ho detto missili perché oramai è così che vanno chiamati. Allora, cosa abbiamo qui? Abbiamo una testata con un corpo metallico, giusto per agganciarla al carrello d'atterraggio, una batteria, perché mi piacciono tantissimo le batterie, quella patch è stata magnifica, e qui abbiamo un connettore, ovviamente anche il nostro propulsore, ma il connettore è la parte importante. Infatti, connettendolo alla nave, da qui posso controllare direttamente il propulsore. Infatti, se io vado qui, e per prima cosa controlliamo che stiamo mirando bene, esatto, ok, stiamo mirando bene, perfetto. Andiamo su missile, abbiamo missile 1 e missile 2. Prendiamo ad esempio il missile 1 e lo mettiamo al massimo della propulsione. Ed è quello di destra, vedete, sta andando. Ovviamente la nostra nave non si muove, perché ovviamente quel propulsore da solo non è assolutamente in grado di farci muovere, ma è pronto a essere lanciato. Quindi, cosa dobbiamo fare adesso? Allora, per cominciare, le batterie che erano in ricarica le togliamo dalla ricarica, quindi sono accese, e premiamo semplicemente P. E il missile è partito. Attenzione. Boom! Non ha fatto particolarmente tanto danno. Vediamo che cosa farà il missile numero 2. Missile 2. A palla. Ok. Facciamo uno. Ci assicuriamo che stiamo mirando l'armatura delle blast door. E P. Vai, vai. Ok, e l'armatura delle blast door invece è stata danneggiata. Ovvio, non è un sistema ancora molto efficace, ci sono un po' di problemi, ad esempio con l'aggancio qua che continua ad attrarre il missile anche quando lo si è sganciato, però il concetto è veramente buono e volendolo si potrebbe anche aggiungere a una massa artificiale con un generatore di gravità che la spinge. Ovvio, si perderebbe il concetto di missile e sarebbe influenzabile dai campi gravitazionali delle altre navi, però è già un'ottima cosa. Infatti possiamo tranquillamente dire che sta arrivando l'era dei missili balistici. E io mi divertirò davvero tanto, ragazzi. Come ho detto, per i pistoni piccoli non mi vengono in mente molte cose al momento. L'unica cosa che mi è venuta in mente di provare a fare è un ascensore da
un blocco solo, da un quadrato solo. Mettiamo caso che noi abbiamo una base molto stretta e vogliamo comunque un ascensore, per questioni di praticità o per role playing, perché non vogliamo usare i jetpack. Andiamo qui e abbiamo tutti questi pistoni uno dopo l'altro che vedete sono a 0,5. Io ora li rallento un po' a 0,3 e inverto. Come vedete saliamo abbastanza bene. Sì. Ok. Fattibile. Ma quando scendiamo diventa ancora peggio. Infatti, invertiamo. Credo che ci siamo capiti. Hop. Diciamo che c'è ancora un po' da lavorarci su, dai. E direi che possiamo concludere qui. Ricapitolando, abbiamo un bel po' di roba, a partire dalle nuove novità per le fazioni, con la possibilità di accettare automaticamente sia le richieste di pace delle altre fazioni che le richieste di unirsi alla nostra fazione. La possibilità di vedere quando qualcuno sta cercando di hackerare un nostro sistema, e poi ovviamente abbiamo i pistoni, le porte tagliafuoco e la possibilità di regolare la potenza dei nostri propulsori. Veramente un'ottima patch. Gli sviluppatori di questo gioco non si smentiscono mai. Per quanto riguarda noi, il video si conclude qui. Spero vi sia piaciuto. In tal caso, cliccate su mi piace, commentate, iscrivetevi al mio canale per altri video. E ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!